ricoperto di maschere gioviali, avanza il gran Murioso. Prende posto fra i tanti addetti al peggio, viene a dare la lectio magistralis tanto attesa. Il suo machiavellismo è bruto e scaltro, sa di sangue, di morte, di tormenti, di violenze insondabili, segrete. C'è forse chi già crede che per questo il manto nero della mezzanotte possa fare più fino nelle sue mani, intorno ai nostri corpi, solo per caso vivi. Più scuro, mezzanotte non può fare, si dice così, laddove si parla giorno per giorno la mia lingua madre. Spetta ai giovani farlo, un fuoco in mezzo al buio, ma spetta a noi vecchi insegnarglielo bene, a illuminare quel che non si vede, a dotarsi di pile, di lucerne, di lenti, lanterne, fiaccole, fanali, per fare luce in questa mezzanotte, finché non tocca, forse un nuovo giorno, malgrado i colpi, le ferite, i morti. Dopo, soltanto dopo, potremo riposare. Adesso lo specchio di Leonardo Omar Onida. Hai mai provato a riconoscerti negli occhi di un altro? Lo hai mai guardato davvero un essere umano? La trasmigrazione, la reincarnazione, il solipsismo, la guerra, e pensare che tutto potrebbe ridursi ad un semplice sguardo. Vita vissuta dinanzi a un'altra esistenza. Sei bianco, congolese, indiano, iracheno, vietnamita, sei solo occhi e profondità, proprio come chiunque ti sta di fronte, perso nelle sue paure, sorretto dalle sue ambizioni, accompagnato dal suo accadere. Devi provarla, la vertigine di chi non ha più certezze razziali, fondamenti etnici che motivano il distacco tra il noi e gli altri, il puro e il meticcio. La vertigine che provo io ora mentre guardo con sibilo di cornamusa il senegalese di fronte a me. Lo osservo, dimentico il mio nome, lo guardo fino a sentir rimbombare il silenzio delle mie risposte, e non vedo più confini, ma solo occhi uguali che si prenderanno cura.